Mister, 3-1, che fatica. Beh, allora, per il momento che stiamo attraversando non potevamo pensare di fare una passeggiata o di fare una partita in totale tranquillità, quindi la fatica, la sofferenza, il sacrificio ce l'eravamo messi nel nostro piano gara, quindi sapevamo che potevamo andare incontro a questa fatica, però oggi ci dobbiamo prendere il fatto che abbiamo così recuperato un risultato che poteva essere di nuovo non bello e l'abbiamo messo, non dico sicuro, però fare due gol negli ultimi minuti vuol dire che comunque la squadra ha prodotto sicuramente di più rispetto alle ultime partite, e questo è un dato anche importante, e quindi prendiamoci in questo momento questa voglia, no, di fare il risultato a tutti i costi. Oggi secondo me un po' questo si è visto. Mister, abbiamo visto comunque una squadra non fluida, in alcuni casi anche impaurita nel primo tempo. Pensi che questa vittoria possa sbloccare mentalmente le ragazze, perché comunque è un risultato importante anche in vista del motore? Ma me lo auguro, sì. Ho visto anche però una squadra che il Servette, che ha una condizione fisica migliore, perché si vedeva sulla conquista delle seconde palle, si vedeva sulla frequenza di gioco, quindi questo è anche un dato, ne abbiamo parlato anche ieri, quindi era abbastanza normale che potesse succedere questo. Non lo so se è impaurita o se proprio un pochettino ancora in ritardo di condizione, dobbiamo capirlo, però sicuramente il risultato di oggi è un risultato che ci può dare sicuramente quella spinta in più. Adesso domani dobbiamo riposare, perché c'è anche bisogno di quello, e in questo momento forse il miglior allenamento è riposare un attimo, perché sono 15 giorni che non riposiamo. E adesso concentriamoci su Como, che diventa un'altra partita discretamente importante, quindi prepariamo bene questo. Abbiamo visto lei in cerchio con le ragazze dopo la partita con Sassuolo e oggi, chiaramente sono cose di spogliatoio che portate in campo, ma che differenza c'è stata tra i due momenti? In tutti e due momenti ho ringraziato loro per la voglia, la disponibilità, la voglia di vincere la partita, perché oggi, ma come negli ultimi 10 minuti di Sassuolo, c'è stata. Adesso dobbiamo riprendere una condizione che ci permetta di gestire meglio la partita fin dai primi minuti. Oggi abbiamo lasciato tanto la palla loro e questa è una cosa che non dobbiamo fare, però quando una squadra probabilmente sta meglio fisicamente e ha anche dei concetti come c'è il Servette, può mettere in difficoltà da questo punto di vista. Se ti devo dire la verità, nel primo tempo non ho visto una squadra, un Servette, che ci ha creato tanti problemi, perché poi la palla arrivava sempre facilmente a Camelia e forse in un unico mezzo errore che commettiamo prendiamo gol, e questo testimonia anche che è un momento un po' così. Però oggi ne facciamo tre, abbiamo creato un po' di più e ho detto questo, che sono più contento dell'approccio, della partita in se stessa. Mister, questo cambio in attacco ha portato la Roma alla vittoria con la doppietta di Dian. Sarà possibile vederla dal primo minuto contro il Como, oppure sarà sempre così? Se sta bene, sì, perché Evelyn è una di quelle tornate dall'Olimpiade con un po' di problemini, quindi la stiamo gestendo. Abbiamo provato a farla giocare dal primo minuto col Sassuolo per capire quanto poteva avere, e oggi, d'accordo con lei, abbiamo scelto di fare un'altra parte di gara, quindi dovremo capire adesso. Arriva per lei il meritato riposo di domani e poi dopo vedremo venerdì e sabato come gestirla per poter capire. Noi la vogliamo al meglio, è una giocatrice molto importante, è stato capocannoniere del campionato, quindi dobbiamo fare in modo che possa arrivare al meglio della condizione più presto. Grazie.